per ritrosia, la mia. Non è una naturale ritrosia, no, ho dovuto costruirmela nel tempo, la mia ritrosia. Sì, per ritrosia dicevo, non ho mai voluto raccontare di quando ho partecipato al concorso che eleggeva l'uomo più bello del mondo, ma solo perché volevo far sapere che l'avevo vinto, ma senza vantarmene troppo, eh. Ho lasciato che la notizia passasse in secondo piano senza alcun commento, ma avevo vinto e per quell'anno sarei stato l'uomo più bello del mondo. Eh sì, il concorso per l'uomo più bello del mondo si svolge dal 20 settembre al 4 maggio a Toscanella di Dozza. E beh, siccome non c'è selezione a monte, partecipano tutti gli uomini che vogliono. È sufficiente mandare una foto dell'anno in corso e le generalità, e questo recita il regolamento. L'anno che ho vinto io, i concorrenti erano 1 miliardo 900 milioni 630.418. Ecco, sì. E siccome qualcuno è venuto anche a Toscanella di Dozza con tutta la famiglia, e allora hanno portato un grande indotto al paese e a tutta la zona limitrofa, sì. I concorrenti arrivano a Toscanella di Dozza di giorno, qualche giorno prima del concorso, cioè verso il 15 settembre, e si sistemano. I più fortunati riescono a trovare un albergo, altri vengono ospitati dalla popolazione locale, tanti altri arrivano con camper, roulotte o tende. Questi uomini bellissimi vengono da tutto il mondo, come è giusto che sia, se no non si chiamerebbe concorso per l'uomo più bello del mondo, no? E lo sponsor unico della manifestazione, sì, è la Sasso Spurghi dei fratelli Pasqualini, sì. È una ditta molto seria, molto, che spurga non solo condomini, capannoni, villette, unifamiliari, ma anche culi singoli, in particolare ai non più indispensabili per lo sforzo produttivo del paese. I fratelli Pasqualini sono anche gemelli e nel 2014 hanno partecipato al concorso arrivando a pari merito 900 milionesimi dopo Franck Ribéry, che adesso gioca con la Salernitana. Il concorso si svolgeva all'epoca a Miami e loro parteciparono perché erano già lì in vacanza con le mogli, anche loro due gemelle, ma non siamesi, eh. I fratelli Pasqualini si sono talmente appassionati al concorso che hanno deciso di portarlo a Toscanella di Dozza. Certo. A Toscanella di Dozza c'è dal 2016, quando hanno vinto l'australiano Calvert, un 43enne bello ma non bellissimo, che aveva tra l'altro anche un herpes. E nel 2019 ha vinto il modello di Dolce & Gabbana, quello in mutande bianche sul gommone, ma c'è stata una contestazione perché lui si è presentato da privato. Sì. Nel 2018 è risultato primo un operaio della Breda a pari merito con Pasquale Smerigliati, e l'anno scorso io, in verità. Ero andato al concorso per accompagnare il mio amico Rommos, Sabatino Ciocca, che voleva iscriversi, ma poi, come sempre succede in questi casi, avevano scelto me. Beh, Sabatino ci è rimasto molto male, ma questi del concorso quando decidono, beh, decidono e basta. Lui è tornato a casa, io sono rimasto a Toscanella di Dozza. Da quello che ho saputo, poi dopo, Sabatino non l'hanno preso perché aveva dei brufoli e lo hanno scambiato per Lebron. Sì. La giuria del concorso dell'uomo più bello del mondo da quando è a Toscanella di Dozza è composta da quattro donne, di cui due, per par condicio, rigidamente lesbiche.
gli uomini vengono giudicati, così stabilisce il regolamento, sulla base di due parametri, la bellezza e il fascino. Fino al 2018 come parametro c'era anche la simpatia, ma poi è stata tolta perché confondeva le idee della giuria. La gara si svolge in modo semplice, i candidati fanno una passerella avanti e indietro con un costume da bagno uguale per tutti, fornito da una ditta di Catanzaro che li fa su misura e rispondono a qualche domanda. In tutto circa 5 minuti, non di più, ma tra avanti e indietro 5 minuti, sì. Una volta sfilato devono aspettare il 4 maggio, che è il giorno in cui viene proclamato il vincitore. Così si mantiene la suspense e tutti restano in paese. Nell'attesa del 4 maggio alcuni concorrenti diventano più belli e altri invece più brutti, ma in questo caso specifico fa fede il giorno in cui hanno sfilato. Anche se ho vinto, dico per ritrosia costruita e non naturale, non ho voluto che se ne parlasse, no? Perché l'uomo più bello del mondo semplicemente è, e io ero, sì. Per tutto il tempo che sono stato in carica ho svolto come attività lavorativa presenziare l'inaugurazione dei centri commerciali, negozi, aziende, dove ho soprattutto stretto mani, firmato autografi e fatto foto con gente tutta rigidamente meno bella di me. E questo è quanto, sì. Oggi ho trovato il coraggio di dirvelo e farlo quindi sapere, propalare questa bella notizia, dal momento che la mia ritrosia, non essendo naturale ma costruita nel tempo, ha cominciato scricchiolando a mostrare delle crepe, e forse non era più giusto tacere, minimizzare che sono stato l'uomo più bello del mondo per l'anno 2020, ma no, ma adesso che ci penso, dopo quel lungo motivo di orgoglio, di falsa modestia, di luce opaca, che sono stato l'uomo più bello del mondo, l'esserlo diventato si rivela così irrimediabilmente passato che non ne trovo più, ammesso che ci fosse, non ne trovo più il merito. Comunque, se, come sembra, e sono notizie che vengono proprio da Toscanella di Dozza, ci sarà la deroga e chi ha vinto si può ripresentare, beh, cosa che non si poteva fare, manderò la foto e mi iscriverò per il 2023. Così mia mamma, che mi ama tanto, che mi ha sempre considerato il più bello del mondo, nel frattempo avrà qualcosa a cui pensare, no?